Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video! Se cado finisce qua! Amici, bentornati sul canale, vi sono mancato, sono tornato con un video molto speciale che racconta la nostra avventura on the road fino a Capo Nord e ritorno. Ci tenevo a farlo bene perché è stato il viaggio più entusiasmante di questo 2018. Ho perso un po' di fiato nel 2018, ma niente, lo ridoppio. Vi consiglio di mettervi comodi perché mi sa che sarà il video più lungo del canale e niente, spero tanto che vi piaccia e che possa magari un giorno tornarvi utile nel caso dovessi ispirarvi a vivere anche voi questa avventura fino ai confini nord dell'Europa. Ci vediamo dopo, buona visione. Ore 5:00 del 19 di luglio, siamo ufficialmente partiti. Da quanto tempo sognavamo di prendere e partire alla volta di Capo Nord? Io più o meno da sempre, ma soltanto l'anno scorso abbiamo iniziato a pensarci in maniera concreta. Per mancanza di tempo e organizzazione abbiamo dovuto rimandare a quest'estate 2018. L'organizzazione c'è, il tempo continua a mancare. Infatti abbiamo concentrato tutto l'itinerario in sole 2 settimane a bordo del Magico Scudo. La prima giornata on the road è passata sorprendentemente veloce. Abbiamo attraversato mezza Europa in 12 ore di guida, partendo dal mio paesino e arrivando nell'affascinante città di Amburgo, nel nord della Germania. E io ero molto curioso di vederla, Amburgo, perché non sono mai stato, però la trovo sempre tra i voli più economici partendo dall'aeroporto di Bergamo. Mi sembra una città veramente molto carina. Io... Ti fidi di me che vengo qua da 20 anni. Ragazzi, ma Amburgo è veramente super super carina, non me l'aspettavo così bella. Adesso torniamo a casa perché domani mattina dobbiamo uscire un pochino presto. 20 di luglio, la seconda giornata di viaggio inizia facendo la spesa nel supermercato dietro casa di Giangi. Se volete un consiglio per risparmiare, fate provviste di rifornimento finché siete ancora in Germania, perché dalla Danimarca in poi i prezzi iniziano a salire. Ed è proprio la Danimarca la tappa successiva. Dopo qualche ora di macchina ci siamo infatti fermati in un posto molto molto speciale. Da amante dei Lego sin da quando ero bambino non potevo non includere nell'itinerario anche Billund, la città dove sono stati creati. Adesso andiamo a vedere la Lego House. Se non avete tempo di andare a Legoland, vi straconsiglio la Lego House. È stato davvero interessante e anche un po' commovente, specie quando ho ritrovato alcuni set con i quali giocavo da piccolo. Sicuramente in futuro tornerò in zona, ora però tocca ripartire. Abbiamo un problemino. Il nostro scudo è 14 cm più lungo rispetto alle misure consentite, quindi potrebbero non farci salire. Soprattutto se la tipa capisce l'italiano, perché l'ho appena detto. Come si chiama il posto? Irt Charles. Prenderemo il traghetto che ci porterà finalmente in Norvegia e fa già freddo adesso. Arriveremo domattina alle 6:30 a Stavanger. Per quanto riguarda i traghetti è molto importante prenotarli in anticipo per essere sicuri di trovare posto e risparmiare sul prezzo del biglietto, che si riduce drasticamente se scegliete dove possibile di non prendere la cabina. Noi abbiamo tentato di accamparci con materassini e sacchi a pelo sotto una rampa di scale, però una guardia ci ha fatto smontare tutto e siamo finiti a dormire sulle poltrone nei ponti più alti, dove non mancano i bambini urlanti e si sente di più il mare mosso.
sole 2 giornate di viaggio siamo finalmente arrivati in Norvegia. Una volta scesi dal traghetto al porto di Stavanger, non vedevamo l'ora di ripartire per andare a prendere un altro traghetto. I biglietti del traghetto si fanno a bordo, abbiamo pagato 362 NOK. I traghetti in Norvegia sono spesso necessari ma raramente fondamentali, per risparmiare ne abbiamo infatti esclusi tanti dal nostro itinerario, ma questo ci avrebbe portato molto più rapidamente alla tappa della terza giornata di viaggio, il sentiero per la Preikestolen. Quello per la Pulpit Rock è un percorso abbastanza semplice di 3.8 km per circa 335 metri di dislivello. Più complicato fare i laghi gemelli, per dire. È una delle attrazioni turistiche più frequentate nel nord Europa, quindi aspettatevi di trovare tantissimi visitatori. Per evitare le ore di punta però si può partire molto presto come abbiamo fatto noi. Non c'è tanta gente se venite presto. Mi raccomando, portatevi tanta acqua e qualcosa da mangiare perché starete via almeno 4 o 5 ore. Guardate che roba. Arrivati alla fine del sentiero vi ritroverete davanti, anzi sopra, alla famosa falesia granitica molto a strapiombo sull'Isefjord. Non mi sono avvicinato al bordo perché ero a dir poco terrorizzato. Come potete notare è abbastanza affollata perché si tratta di un'attrazione turistica molto turistica. L'ideale sarebbe campeggiare qua, perché si può fare, non proprio qui dove siamo adesso, dove sono vietate sia le tende che i droni. Però si può piantare la tenda per dormire qua, svegliarsi molto presto, andare a fare le fotine per Instagram quando non c'è nessuno. Secondo me è molto più bello fare le foto da qua dove siamo noi, poco più in alto, e si riesce a vedere tutto benissimo. Se venite, mi raccomando, scarpe giuste, vestiti a strati perché all'inizio fa freddo, poi inizia a far caldo, e riportate indietro tutta la spazzatura. Sto per fare la spesa, per comprare un po' di roba da mangiare per stasera, qui in questo posto che si chiama Kiwi Mini Pris. La Norvegia è molto famosa per essere estremamente cara, vediamo se qua riusciamo a comprare delle cose senza spendere un patrimonio. Se volete affrontare questo viaggio stando attenti alle spese, sappiate che noi siamo partiti con la convinzione che al nord ci avrebbero spennato un po' ovunque, ma in Norvegia abbiamo poi trovato tantissimi discount dove poter fare la spesa per mangiare anche con meno di 30 euro al giorno. Chi è che l'ha detto che per andare a capo nord bisogna mangiare male per forza? Guarda qua, 3 euro l'abbiamo pagata. Comunque questa spesa ci ha costata 361 corone norvegesi, si chiamano così, e dovrebbero essere tipo 36 euro. Quindi non serve andare avanti a scatolette, anche perché il salmone e anche le griglie istantanee costano molto meno che da noi. Una crema, scottato fuori, sciolto dentro. Ma qui ci arriveremo più avanti, adesso dobbiamo ancora raggiungere la prossima tappa, che però, essendo troppo lontana, ci costringe a fermarci per la notte in uno dei tanti camping lungo la strada. Il campeggio è libero e gratuito, ma arrivando da una notte in traghetto e una giornata di hiking, fidatevi che avevamo bisogno di una bella doccia. Stanotte la situazione era uguale a questa, stessa luce. Ah, comunque non ci sono italiani, ma non c'è neanche nessun altro che dorme in tenda. E anche l'estate se ne va così come l'ora, il pomeriggio si fa sempre più infinito e nero. Siamo arrivati lungo il lago, non c'è nessuno, in mezzo agli alberi si scorge un po' di fumo. Una comunità di uomini che ha rinunciato alle comodità del mondo civilizzato. Sta arrivando un traghetto, però non è il nostro. Questo qua va da un'altra parte, noi dobbiamo andare, non mi ricordo dove. Se ne aspettiamo un'ora per prendere quello per Matre, ci mettiamo 3 ore e mezza poi. Prendiamo questo? Ho appena pagato il biglietto per questo traghetto che sta arrivando. Sono 20 minuti di traghetto, 30 euro. Dopo ben 2 traghetti e chissà quanti chilometri, siamo riusciti finalmente a raggiungere la tappa del quarto giorno, ovvero la città di Bergen. Qua, devi tornare indietro. No, 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 giro dall'altro lato. No, Gianci, dove vai? Abbiamo un problema. Questo posto è abbastanza turistico. Infatti è il primo posto dove troviamo gente, traffico, semafori e tanti tantissimi turisti che, come sottoscritto qualche anno fa, scendono dalle navi da crociera per invadere la città partendo dalla sua attrazione principale, ovvero il mercato del pesce.
queste bancarelle sono tutti cinesi e spagnoli e ovunque parlano l'italiano. Quindi non possiamo neanche fare i commenti cattivi. Ho appena detto 30 euro per quella roba lì e lui. La Norvegia è una tragedia. In effetti mangiare al mercato del pesce non è stata la mossa più intelligente, basterebbe informarsi un attimo per trovare ristoranti decisamente migliori a prezzi molto più economici, anche in pieno centro. Alla fine la regola è sempre quella, FBL fa bala luce. Finito di cenare abbiamo fatto un giretto per la zona del porto, nonostante il clima non fosse dei migliori. Qui a Bergen c'è la tipica pioggerellina sottile e fastidiosa del nord Europa. E ci siamo infine diretti verso il nostro ostello, che ci avrebbe ospitato per la notte, permettendoci finalmente di dormire in un letto vero. Quella che avete appena visto era la galleria più lunga di tutta la Norvegia, 24 chilometri e mezzo. Interrotti da quelle grotte tipo blu. Molto figo. A volte la strada da percorrere tra una tappa e l'altra sembra interminabile. Per fortuna però la Norvegia regala paesaggi meravigliosi che fanno letteralmente volare le ore passate in auto. Dopo qualche pausa, eccoci infatti finalmente arrivati alla tappa del quinto giorno, lo Jotunheimen National Park. La Norvegia è un paese molto caro e questo è risaputo, però c'è la possibilità di campeggiare liberamente nella natura scegliendosi il posto più bello dove piantare la tenda completamente gratis. Ci sono i campeggi attrezzati come quello dove siamo stati noi, che costava circa 5 euro a testa a notte, quindi pochissimo, però se lasci a casa tutte le comodità come anche la doccia e il bagno ti puoi immergere totalmente nella natura della Norvegia, che secondo me è proprio l'aspetto più bello di questo paese. Ma poi lavarsi nei laghetti, bere dei ruscelli assieme alle renne, grigliare il salmone in mezzo, raga, è stato veramente fighissimo. Non puoi dormire sotto le stelle perché, essendo sempre giorno, anche durante la notte d'estate le stelle non si vedono. Infatti sarebbe consigliabile una tenda bella scura, perché a volte puoi far fatica a dormire. Noi siamo partiti con la stessa attrezzatura che usiamo a Montelago, potete immaginare il perché, però la prossima volta sicuramente mi porterò la Ferrino in modo da poter piantare la tenda dopo qualche bella lunghissima camminata in montagna. Il campeggio è gratuito, però ovviamente ci sono delle regole da rispettare, le trovate tutte linkate qui sotto nella descrizione. Vi lascio il sito dell'ente del turismo della Norvegia, che è veramente ben fatto e ci sono tutte le informazioni tradotte in italiano. Fondamentalmente dovete stare ad almeno 150 metri dalle proprietà private tipo gli chalet e le case, e non potete accendere i fuochi nei boschi o nelle loro vicinanze dal 15 di aprile al 15 di settembre. Noi comunque ci siamo informati e allo Jotunheimen si poteva fare tutto. Comunque sì, questa qua che state per vedere è stata una delle tre tappe più belle di tutto il viaggio. Ci è voluto un po', ma credo di aver trovato il posto perfetto. Qua c'è uno spiazzo lontano da tutto. Non si sente altro che il rumore della natura, gli uccellini, il vento, il fiume, che è tipo là, e la corrente è abbastanza forte. Non so domani mattina come faremo a lavarci, però figo. Molto, molto figo. Non vedo l'ora di iniziare a grigliare. Appena scottato, guarda qua. Oh, piango. Buonissimo. È buono? Non potete capire. Salmone norvegese cucinato in Norvegia, con vista a Norvegia. Fai vedere da questa parte che super colori ci hanno le nuvole e il tramonto. 1933 anni fa, nella casa che è rimasta ancora là, due secondi prima di morire anch'io ti sarei venuto incontro a dirti addio. Che nessuno ti capisce più e che lei è una donna e non ha più
la stessa età. Ti vorrebbe ricordare come sei, sulla pista di un vinile oppure un file, che rovescia la cartella e trova i tuoi riabbracciati in una foto da robot, come due felici parti di metà di una vita rivissuta nell'aldilà. È una frase di molteplice poesia, una raccolta di disgrazia a dirsi mia, che rivedo con degli occhi a forma di desiderio con problemi di agonia. Quel tipo là, vedete quella macchina con sulle biciclette? Si è messo a farla retro per uscire. C'è dietro le bici e con le bici è andato a prendere in pieno il retro dello scudo. Dopo le prime 4 ore di guida della giornata siamo arrivati a Trondheim, che dovrebbe essere la terza città più grande della Norvegia. Non ci sono tantissime cose da vedere, ma uno stop volevamo farlo. Questa qua dietro di me è la famosa cattedrale. Che bello, sta iniziando a piovere. Indovinate dove dormiamo noi stanotte? In tenda. Mano a mano che si procede verso nord, i tempi di percorrenza si allungano sempre di più. È quindi molto importante programmare tutta una serie di pause all'interno del proprio itinerario per spezzare le stancanti ore di guida. La prossima tappa è a sole 10 ore e 44 di macchina. Noi per esempio ci siamo fermati ad un bellissimo chioschetto blu al lato della strada per cenare con una terribile pizza ananas e bacon. Iniziamo così un'altra fantastica giornata! Sta diluviando, piove tantissimo! E dopo una notte di campeggio tra i boschi, un risveglio sotto il diluvio universale e innumerevoli ore di guida, siamo finalmente arrivati al Circolo Polare Artico, che non è altro che un negozio di souvenir. Cioè, qua passa il Circolo Polare Artico, però l'Arctic Circle Center è un negozio di cianfrusaglie. Dove però ho comprato la toppa della Norvegia per commemorare il viaggio. Adesso risaliamo a bordo dello scudo perché dobbiamo ancora arrivare a Bodø. Si sta proprio bene dopo una bella doccia calda in ostello. Questa è Bodø, comunque non c'è molto. Stiamo andando a cercare il ristorante dove ceneremo questa sera perché abbiamo proprio voglia di un bel pasto caldo. E poi esci dal ristorante e sembra mezzogiorno. Questa cena comunque ci stava. Non vedo l'ora di buttarmi nel lettino, anche se solo per poche ore, perché per un errore di prenotazione la partenza del traghetto successivo è fissata per le 3:15 del mattino. Destinazione Isole Lofoten. Ragazzi, non mi sembra vero, siamo appena attraccati alle isole Lofoten e è veramente incredibile, già soltanto questo posto qua è stupendo. Poi ci sono anche le caprette e qui dietro c'è il cartello con l'indicazione per la città con il nome più corto del mondo. Cioè, ma boh, vabbè, è bellissimo. (Musica)
facendo colazione, perché tra poco saliamo su questa bestia qua. Queste sono le grandi soddisfazioni, ragazzi. Scusa amore mio, se vorrei tanto riabbracciarla. È una giornata molto calda. Le nubi corrono verso l'Olanda. La caduta degli dèi. Posso dirvi con certezza che questa è stata la scalata più difficile, ma allo stesso tempo più gratificante tra tutte quelle che ho fatto in tutta la mia vita. Cioè, un panorama così non l'avevo mai visto. Grazie a Giulia che ci ha consigliato questo posto, l'ha trovato lei. Prego. Sicuramente valeva la pena di farsi tutte quelle ore di scalata nonostante la notte insonne passata in traghetto, anche se in realtà ci sarebbe da dire che l'accesso a questo sentiero è vietato perché è davvero troppo pericoloso. A noi è andata abbastanza bene, però Giulia si è beccata un sasso che rotolava giù dalla montagna in pieno petto. Oddio! Che freddo! Ci sono le meduse! No! 3, 2, 1. Perché lo sto facendo? Ragazzi, è stupendo! Si sta da Dio! Si sta congelando la GoPro! C'è ancora l'uccellino di prima che ci sta volando attorno! Che piccolo! È stato fighissimo. Non mi ero mai tuffato in acque così fredde in tutta la mia vita, ma non potevamo neanche lasciare le isole Lofoten, che si trovano molto più a nord del circolo polare artico, senza fare almeno un bagno nel mare di Norvegia. Anche perché il resto della giornata non sarebbe stato altrettanto emozionante, dato che 8 ore e mezza di auto ci separavano ancora dalla città di Tromsø. Come quando gli anni passano e mi dicevi guarda, guardano, in un istante il mondo è frivolo e tu sei seria e gli altri ridono e non puoi farci niente, tu lo sai che in un momento solo sparirai. Tromsø è una città molto grande, credo tipo che è la seconda città più grande al di sopra del circolo polare artico dopo una città russa. Questa qua è la nostra stanza, è molto piccola, ci sono 4 letti a castello, qua davanti c'è il bagno. Domani dobbiamo fare un bel po' di chilometri e quindi mi sa tanto che adesso si va a nanna, ci vediamo domani mattina. Mattina che è arrivata piuttosto presto perché il sole ormai da un pezzo aveva smesso di tramontare del tutto, rendendo sempre più difficoltose le nostre già poche ore di sonno. Ormai è sempre giorno, non si capisce più niente, comunque siamo a bordo del primo traghetto della giornata, 13,50 euro e andiamo dall'altra parte. Ma nonostante il mancato riposo ci siamo svegliati carichissimi per la giornata più impegnativa di tutto il viaggio, quella del 27 di luglio, pronti ad affrontare i 550 chilometri che ci separavano da Capo Nord. Allora, missione compiuta, direte voi. Sono anche venuto in pantaloncini corti, come avevo promesso. Però, ragazzi, non è finita qui. Perché questo qua, contrariamente a quanto viene detto nel pubblicizzare la destinazione Capo Nord, che viene conosciuta da tutti come il punto più a nord d'Europa, non è il punto più a nord dell'Europa continuativa. Perché, punto 1, siamo su un'isola. Ma questo non è neanche il punto più a nord. Il Capo Nord è qua, e di qua c'è quel piccolo promontorio. Quello lì è il vero punto più a nord. Ci vuole un po' ad arrivare. Non è un'attrazione turistica, non si
si paga l'ingresso, bisogna fare una camminata di 9 km, ci vogliono circa 3 ore e non vediamo l'ora. Ma che bello. Però noi adesso andiamo là. La vita a volte è molto amara se tu non hai una chitarra, uno strumento musicale e una granita artigianale. E gli occhi piccoli ed illusi sono quasi sempre chiusi e nei tramonti ti ho lasciata e tra le foglie ritrovata. E l'infinita luce della steppa un po' pedemontana mi ricorda i tempi in cui io mi pensavo un'italiana. E lungo gli Appennini folti e nelle fasi bipolari ho aperto un tabacchino e un bar attraverso dalle stars. Questo mi sembra un bel posto per piantare la tenda, così non dobbiamo farci tutto il percorso carichi, anche perché più avanti probabilmente diventerà molto più ripida. Ma poi avete presente che bello domani mattina, o meglio tra poco, svegliarsi, aprire la tenda e ritrovarsi davanti questo lago, dove tra l'altro potremmo anche fare il bagno. Dai che non manca molto. Ok, vediamo la fine del percorso. Io cerco di andare più avanti che posso, però se diventa pericolosa mi fermo perché il sentiero è finito da un pezzo. È una boa quella o è una foca? Guardate quanto siamo più avanti rispetto a Capo Nord. Ovviamente non è una gara chi va più a nord, però dopo tutta questa strada uno vuole anche fare le cose per bene, no? Comunque mi sa che non era una boa quella che abbiamo visto, è sparita sott'acqua. Forse era una foca. Ma l'hai vista anche te che spariva sott'acqua? Sì. Ci avviciniamo? Sì. Dai, non ho fatto in tempo a riprenderla. Io aspetto che esce di nuovo. Eccola, la vedi? Sì. Eccola, è una fochina. Io incontro Alcide De Gasperi, riposo in mezzo ai pascoli, nelle località invernali, in fondo ai tuoi pensieri scuri. Il cielo illumina i tuoi seni e come i monti sibillini sui tuoi capezzoli cade la neve che rende la mia vita breve. Io incontro Alcide De Gasperi, riposo in mezzo ai pascoli, nelle località invernali, in fondo ai tuoi pensieri scuri. Il cielo illumina i tuoi seni e come i monti sibillini sui tuoi capezzoli ricade la neve che rende la mia vita breve. Ok, siamo ripartiti. Adesso niente, sono circa 20 ore qualcosa per arrivare a Stoccolma. Però stiamo andando verso sud. A me piace andare verso sud perché è un po' come andare in discesa. E inizia così il lungo viaggio di ritorno verso casa. Soltanto 6 giorni a disposizione per rifarsi tutta la strada verso sud e rientrare in Italia. Alla fine, anche se Capo Nord in sé è piuttosto deludente, la sola soddisfazione di aver percorso la camminata fino alla fine del promontorio che ancora non so pronunciare vale tutta l'avventura. Che però non è finita perché mancano altri 5.000 km. We'll be right back.
partiti con l'ultimo traghetto di questo viaggio, direzione Travemünde in Germania. Arriveremo stanotte e poi dormiremo ad Amburgo. Avremmo potuto fare il ponte che collega Malmo a Copenaghen, ma siamo cotti, non ce la facciamo più a guidare. Anche oggi interminabile giornata di guida. Per spezzare un po' ci siamo fermati in questo bellissimo borgo medievale, si chiama Rothenburg ODT. Questa qua è la conchiglia del cammino di Santiago, sono anche per terra. Ah, ci sono le indicazioni. Adesso è arrivato però il momento di proseguire verso Monaco di Baviera. Anche a Monaco abbiamo fatto una sosta molto breve soltanto per dormire poche ore. Il nostro obiettivo era quello di ritornare tassativamente entro il primo di agosto. Non mi sembra vero, siamo in Italia. Comunque era troppo pericoloso guidare con le renne che ogni volta che vedevano la macchina si buttavano in mezzo alla strada. In Lapponia devi rallentare ogni 100 metri o rischi di fare l'incidente. Purtroppo questo bellissimo viaggio è terminato, però le vacanze sono appena iniziate, infatti abbiamo dovuto fare tutto di corsa per tornare in tempo il primo di agosto, dato che come ogni anno non potevamo mancare al Montelago Celtic Festival. E qua ci metto un pezzettino tipo di clip nostalgiche dell'estate 2018. Ehi, quegli occhioni da semaforo verde, dove ti perdi più nessuno ti perde, costantemente ridipinta di bianco, rosa soltanto se ti adoro nel volto, faccia di terra dalla linea un po' agreste, bombardamenti lungo la dige destro, seguo la linea della strada e mi trovo nel campo nomadi riaccendo la stirpe. Ragazzi, è stata proprio l'estate più bella di sempre. Lo so che lo dico tutti gli anni, però è così. Ogni anno è sempre meglio e questo viaggio a Capo Nord è stata proprio la ciliegina sulla torta. Luoghi incredibili, cibo fantastico, il 90% del tempo l'abbiamo passato in macchina ed è stato veramente pesante, però non so se lo rifarei partendo da Fara, però sicuramente l'anno prossimo mi verrà voglia di tornare in Norvegia. Magari vado fino a Troms e mi noleggio una macchina. Comunque, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Se avete voglia di farmi sapere cosa ne pensate qua sotto tra i commenti, mi sa che ci sarà tanto da commentare. Per il resto, niente, ci vediamo alla prossima avventura. L'altra volta non ho messo le clip stupide a fine video, quindi mi faccio perdonare. No, raga, non l'ho ripreso, sono caduto in acqua. Adesso sto... il mio corpo sta morendo, però è stato divertente. Più che altro sono caduto in acqua con i soldi. Ah, aiuto! Guarda che si sono staccate le assi di legno. Fermela! Speriamo che nessuno stia facendo pipì là sopra. Pollice avanti! Pollice avanti! Gomiti indietro! Gomiti indietro! Ginocchia piegate! Ginocchia piegate! Guardali su! Guardali su! Grazie Giulia che mi hai fatto da cameraman. Camerawoman. Comunque questo pezzo non è stato registrato in Norvegia, siamo al Passo San Marco, tra la provincia di Bergamo e la provincia di Sondrio.